al cospetto di San Tommaso, Dante inveisce contro le erronee concezioni e inclinazioni che spingono l'uomo verso il peccato. I 12 spiriti sapienti tornano nel punto del cerchio dove si trovavano prima di danzare attorno a Dante e Beatrice, fasciati di luce come candele. San Tommaso riprende la parola, esaltando la Chiesa e in particolare le figure di San Francesco e San Domenico. Il domenicano Tommaso d'Aquino elogia la grandezza di Francesco, rievocandone le gloriose vicende terrene. Come un sole nascente, il santo illuminò la sua terra con la luce della virtù. Si oppose al padre per amore della povertà, che solo Cristo seppe amare in tal modo, portandola sulla croce. Francesco e povertà per questi amanti, prendi oramai nel mio parlar diffuso. Quell'amore fu così intenso e ammirevole da condurre a seguirlo i primi francescani, Bernardo, Egidio, Silvestro, che si scalzano e corrono a indossare il saio. Francesco ottiene, prima da Papa Innocenzo III e poi da Onorio III, l'autorizzazione a fondare l'ordine monastico. Tommaso rievoca altri episodi della vita di Francesco: l'incontro col sultano, le stimmate ricevute sulla Verna, la morte sulla nuda terra. La figura del santo che appare dai versi dell'undicesimo canto è ammantata da uno spirito eroico e combattente, seppure non violento e fedele alla Chiesa. Tommaso ricorda infine l'altro pilastro della Chiesa medievale, San Domenico, lamentando però la recente corruzione dei suoi seguaci. Nel canto successivo sarà un francescano, Bonaventura da Bagnoregio, a lodare San Domenico. I beati del cielo del sole si dispongono poi in una doppia corona danzante. L'ascesa al cielo di Marte viene descritta nel canto 14. Qui le anime degli spiriti combattenti si dispongono a forma di croce. Da loro si distacca Cacciaguida, un virtuoso antenato di Dante, che rimpiange la Firenze dei tempi perduti e i suoi più celebri esponenti.